How are you? So, Angelino, let me start the press statement in my language, Bahasa Indonesia, and you will receive the translation. Yang Mulia Menteri Angelino Alfano, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Republik Italy, teman-teman media yang saya hormati, pada hari ini saya mendapatkan kehormatan menerima kunjungan teman baik saya, Menteri Luar Negeri Italia, Menteri Angelino Alfano. Ini adalah kunjungan yang pertama dari Menteri Alfano ke Indonesia, dan Menteri Alfano adalah salah satu menteri yang sering berhubungan dengan saya melalui gadget ini, jadi dari waktu ke waktu kita terus berhubungan untuk mendiskusikan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Menteri Alfano berkunjung ke Indonesia dalam rangkaian kunjungan ke Asia Tenggara, dan Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi untuk kemudian dilanjutkan ke beberapa negara lainnya. Teman-teman, pada bulan Oktober yang lalu, saya juga berkunjung ke Italia, ke Rome. Dan dalam waktu 4 bulan, saya menerima kehormatan untuk dikunjungi oleh Menteri Alfano. Dan saya kira ini menunjukkan komitmen dari kami berdua untuk terus meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Italia. Saya senang melihat semakin intensifnya kerjasama ekonomi antara Italia dan Indonesia.
Italia adalah mitra dagang Indonesia ketiga terbesar di Uni Eropa. Tadi saya sudah sampaikan bahwa per November 2017, angka perdagangan bilateral kita sudah melebihi 3 miliar US dollar dan mengalami kenaikan lebih dari 16%. Kita ingin menggunakan tren positif ini untuk terus meningkatkan hubungan ekonomi, hubungan perdagangan antara kedua negara. Tahun depan kita akan merayakan 70 tahun hubungan diplomatik. Tadi saya sudah membahas tahun depan apa yang akan kita lakukan, dan tahun depan perayaan ini akan kita lakukan dengan mengambil tema UMKM dan ekonomi kreatif. Jadi karena Italia memiliki kekuatan di dalam ekonomi kreatif, kita memiliki talenta yang banyak untuk ekonomi kreatif, maka kita sepakat untuk mengambil ekonomi kreatif sebagai tema untuk perayaan 70 tahun hubungan diplomatik kita dengan Italia. Dalam suasana pertemuan bilateral yang bersahabat, kami membahas berbagai upaya untuk terus meningkatkan hubungan bilateral, misalnya mengenai masalah kelapa sawit Indonesia, ekspor kelapa sawit Indonesia ke Eropa, kemudian ekonomi kreatif seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga mengenai interfaith dialogue. Terkait dengan produk minyak kelapa sawit Indonesia, saya kembali menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap keputusan Parlemen Eropa yang melarang penggunaan minyak kelapa sawit dalam biofuel sejak 2021. Saya sampaikan kembali isu ini kepada Menteri Alfano. Kelapa sawit adalah hal yang penting, isu yang penting bagi kepentingan nasional Indonesia, dan isu kelapa sawit tidak dapat diabaikan demi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sosial bangsa. Dan kita melakukan pendekatan yang cukup seimbang antara pembangunan ekonomi dan juga isu lingkungan. Dan Italia merupakan negara yang sangat penting bagi ekspor kelapa sawit Indonesia, negara tujuan ekspor ketiga bagi sawit Indonesia ke Eropa. Sehingga sawit Indonesia, kelapa sawit Indonesia juga memiliki kontribusi di dalam ekonomi Italia. Oleh karena itu, Indonesia meminta perhatian pemerintah Italia pada saat terjadinya atau berlangsungnya diskusi trialog antara Parlemen, Dewan, dan Komisi Eropa. Mengenai ekonomi kreatif, selain akan menjadi tema untuk peringatan tahun depan, kita juga sepakat untuk mengakselerasi negosiasi untuk penyelesaian MOU mengenai masalah kreatif ekonomi. Mengenai interfaith dialogue and soft power, kita tadi bicara bahwa kita memiliki aset yang luar biasa karena Italia merupakan salah satu negara di mana kita memiliki kerjasama interfaith dialogue yang cukup kuat. Sejauh ini sudah 4 kali interfaith dialogue yang kita lakukan. Selain berbicara mengenai masalah bilateral, kita juga berbicara mengenai beberapa isu kawasan dan juga isu internasional, antara lain adalah mengenai Palestina. Kami berdua sepakat untuk terus memantau perkembangan isu ini, dan kita mengharapkan agar proses perdamaian dapat berlanjut dan dapat mencapai solusi akhir yang baik. Kita tadi juga berbicara exchange of views mengenai perkembangan baik di Eropa maupun di kawasan Asia Tenggara. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya persilakan Yang Mulia Menteri Alfano untuk menyampaikan pandangannya. Angelino, please. Grazie Retno. Thank you Retno. Per la calorosa accoglienza in questa prima tappa del mio tour in Asia sudorientale, il nostro incontro qui a Giacarta
Ringrazio la collega Retno Marsudi per la calorosa accoglienza in questa prima tappa del mio tour in Asia sudorientale. Il nostro incontro qui a Giacarta è stato molto proficuo, esattamente come lo era stato lo scorso anno a Roma, a ottobre, quando abbiamo avuto un approfondito scambio di vedute sul rapporto bilaterale, anche nel più ampio contesto del rapporto con l'Unione Europea, di cui ha parlato Retno un attimo fa, e non ho nulla da aggiungere a quello che lei ha già detto, perché condivido quel che ha detto. Il nostro colloquio di oggi è stato nello stesso ambito e costituisce quasi una prosecuzione del nostro rapporto politico, istituzionale ed anche personale, anche perché l'Italia guarda all'Indonesia come un partner naturale con cui rafforzare la collaborazione. Noi condividiamo gli stessi valori democratici, condividiamo la membership nel G20, l'Indonesia è l'unico paese di quest'area a fare parte del G20, affrontiamo le stesse sfide globali, a cominciare dal cambiamento climatico, ed entrambi i nostri paesi perseguono e promuovono un sistema multilaterale basato su regole comuni ed incentrato sulle Nazioni Unite. Noi abbiamo inaugurato nel 2012 un partenariato strategico che offre una cornice ideale per sviluppare le relazioni politiche ed anche una base eccellente per sviluppare ancora la nostra cooperazione, ed è dunque naturale che le nostre relazioni guardino avanti nella prospettiva di un forte miglioramento improntato all'amicizia. Vogliamo in questo senso ricordare il dialogo regolare che intratteniamo in materia religiosa e interculturale, un dialogo che abbiamo sviluppato ulteriormente negli ultimi anni. Entrambi i nostri paesi e noi stessi personalmente crediamo fermamente in questo strumento di rafforzamento del reciproco rispetto tra culture e fedi come una sorta di antidoto verso l'intolleranza, verso la discriminazione, antidoto verso la radicalizzazione. E sono convinto che dobbiamo essere assolutamente orgogliosi della nostra collaborazione in questo senso. Poi vi è tutta la questione economica, e sono convinto che la questione economica sia molto utile a rafforzare tutto il dialogo nel suo insieme. Noi siamo il terzo partner commerciale dell'Indonesia all'interno dell'Unione Europea e oggi abbiamo discusso di come dare ulteriore impulso al nostro partenariato economico, perché c'è ancora un ampio potenziale da sfruttare e noi vogliamo sfruttarlo, soprattutto per quanto riguarda il volume del commercio e degli investimenti. L'Italia è il secondo paese manifatturiero in Europa e le nostre economie, l'economia italiana e l'economia indonesiana, sono del tutto complementari ed integrabili, e quindi abbiamo chiare le opportunità che si aprono in termini di partnership economica, nel campo energetico, nel campo urbanistico, nel campo della logistica, agroalimentare, la cooperazione in materia di difesa, la cooperazione in ambito marittimo. E le nostre imprese hanno il grande pregio di sapere trasferire il proprio know-how per lasciare nel paese dove investono un frutto che sia duraturo per il paese nel quale investono, di utilizzare la catena dei fornitori locali e di avere un'eccellente cooperazione con le imprese del territorio nel quale investono. E per cui questo è il modello italiano di investimento all'estero, che è basato molto sull'amicizia e sulla collaborazione. Oggi con Retno abbiamo anche parlato delle questioni globali di reciproco interesse e abbiamo concordato sull'idea di rafforzare le relazioni tra l'Unione Europea e l'Indonesia,
e anche in questo senso l'avanzamento e la prospettiva di un accordo di partenariato economico avanzato di particolare importanza per l'ulteriore accelerazione dei rapporti economici è vista da noi molto molto positivamente. E da questo punto di vista abbiamo affrontato anche temi delicati che riguardano l'Indonesia nel rapporto con l'Unione Europea e abbiamo assicurato alla collega Retno Marsudi il nostro equilibrio, il nostro approccio molto bilanciato e molto equilibrato su questioni di delicato interesse per l'Indonesia, su cui l'Europa deve avere a nostro avviso un approccio assolutamente bilanciato e questo è l'impegno che noi assumiamo nel rapporto con l'Indonesia per quanto riguarda l'Italia. Abbiamo anche convenuto sull'importanza di intensificare le relazioni tra l'Unione Europea e l'ASEAN per la promozione della pace e della prosperità in tutta la regione e non sfugge a nessuno come l'Indonesia sia il partner chiave all'interno della organizzazione e della struttura dell'ASEAN e quindi siamo convinti che l'avvio di un negoziato per un ampio accordo di libero scambio tra le due regioni debba essere incoraggiato, sempre di più incoraggiato, a condizione che sia ambizioso, che sia bilanciato e che dia prospettive economiche a entrambe le parti. Tutto quello che ho detto serve a testimoniare di un incontro molto molto ricco di temi e molto molto importante sul piano delle relazioni bilaterali. Ecco perché io credo che noi dobbiamo continuare a mantenere le relazioni ad alto livello tra i nostri paesi e penso che tutto questo porterà beneficio alla pace e alla prosperità dei nostri paesi e dei nostri popoli. Grazie. Thank you. Thank you very much.